Ciao a tutti ragazzi, sono Beyon Gamer e vi do il benvenuto al 10° episodio del campionato Master. Allora gentaglia, voglio iniziare così questo episodio. Miglior squadra del mese di dicembre, perché abbiamo Arkas, Ballister, Castadan, Rice e Soric, proprio tra i migliori giocatori di dicembre. E questa devo dire che è davvero una bella soddisfazione. Però come già detto nell'episodio precedente, questo sarà un video sicuramente incentrato sul calciomercato. Assistente, programma principale di gennaio, giorno 1, quindi oggi, attualmente, il primo giorno finestra mercato, poi giorno 11 ci sarà l'annuncio del miglior calciatore dell'anno e il 31, quindi dura tutto il mese, ultimo giorno di finestra del mercato. Direttore sportivo, alcuni nuovi giocatori si sono uniti alla tua squadra, ottimo. Inoltre Merikov ha lasciato la squadra, perché ricordiamoci che è stato venduto al Wender Prema. E inoltre due nuovi giocatori si sono aggregati alla squadra, che sono un difensore e un centrocampista. No, è Leta, ok? Dovrebbero essere rispettivamente, se non mi ricordo male i nomi, Dipre e Oyo dovrebbero essere. Tanto il budget di ingaggi è arrivato a 1.300.000. Quindi va bene, ci servirà tantissimo. E allora signori, gestione squadra, andiamo su trattative, andiamo sulla mia squadra. Allora intanto abbiamo la trattativa in corso con Wachamate per Major, il terzo portiere dovrebbe essere della squadra, il primo l'abbiamo venduto. E questo è un problema, quindi dobbiamo ricercare in questo episodio un ottimo portiere prima di iniziare a giocare. Però come terzo portiere effettivamente Major non l'abbiamo mai utilizzato, quindi sinceramente fine trattative. Poi abbiamo una trattativa per Vrani, costo dell'esperimento 6,50, valore di mercato 9,15, questa la possiamo effettivamente rinegoziare. Mettiamo a 6,82, 7,15, ci può stare, andiamo. Abbiamo altre offerte? No, ok. Poi abbiamo Primavera, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 giocatori che si sono aggiunti. E allora, ordine, andiamo per valutazione generale. Vedi che ce ne stanno altri, allora ce ne stanno tanti altri. Abbiamo Facchini come VGG, diciamo più alto. E portiere 70, presa 66, respinta 68, lascia parecchio a desiderare. Velocità e potenza dirompente, controllo del corpo, contatto fisico, magari ci può stare l'elevazione pure, ma non mi dice nulla di che. Lucarelli è interessante, raga. E allora, facciamo una roba. Andiamo su ricerca avanzata, ok? Andiamo per ricerca speciale, facciamo lista prestiti, lista degli esperimenti. No, non rinnovare, svincolato. Ci sono 2065 giocatori. Andiamo per valutazione generale, facciamo un minimo di 68 per un massimo di 72 e abbiamo 481 giocatori. Proviamo a mettere l'età, dai 15 facciamo ai 18 e abbiamo 21 giocatori, ok, interessante, vai. Portieri ci sta Bizzarri, 16 anni, c'è Storari, 16 anni, ok. Ok, ci siamo. C'è pure Cassio. Bene, la cosa la possiamo gestire. Allora, proviamo intanto ad ingaggiare, anzi a contattare Bizzarri, perché secondo me è così. Allora, 76, 80, 80, 75, 78. Mentre Storari, 80, 76, 80, 83, copertura 75. Però forma fisica 4 e forma fisica 6 per Bizzarri. Io prenderei Bizzarri. Allora, via trattativa per il trasferimento. Questo vuole 451.000 per un anno e 6 mesi, possiamo scendere a 90% per un 405.9 oppure 87%, 84%. Vediamo il costo di rescissione, andiamo a 94, quindi riusciamo a scendere, anzi anche a salire per gli anni di contratto. Se saliamo, esatto. Si vende i giocatori, scendiamo, andiamo a 86%, io me la tenterei per un 315,7 per l'ingaggio, quindi ok e andiamo. Abbiamo ancora altre 4 trattative che possiamo sfruttare. Ora ci servirebbe un terzino sinistro. Allora, in primavera c'è un terzino sinistro che possiamo prendere effettivamente. Però di interessante che abbiamo anche per il centrocampo, c'è un certo Martinez che ha 16 anni e valutazione già nel 71, un 84.
tra le linee, non male, sembra più un trequartista dall'esagono che un centrocampista centrale, e questo trequartista sembra più un centrocampista centrale che boh, cioè come cazzo. C'abbiamo qualche difensore centrale che mi fa terzino pieno. Oddio, ci sarebbe questo difensore centrale che teoricamente dovrebbe fare benissimo il terzino sinistro, quindi lo potrei anche sfruttare. Abilità difensiva 70, recupero palla 73, velocità 76, potenza di rampante 75, contatto fisico 81. Lascia un po' a desiderare a livello di passaggio alla soterra e passaggio alto. Resistenza 79, forma fisica 5, interessante. Leader e spirito combattivo, io me la tento. Allora, siamo a 350.000. Scendiamo al massimo. Diamo 2 anni e 6 mesi, facciamo lo stesso discorso che abbiamo fatto con l'altro. Andiamo a 76, anzi a 86, scusatemi. Per 245.000 di ingaggio annuo. Va bene. È il centrocampo. Mi serve un buon centrocampista. Proviamo a fare una cosa. Andiamo dai 18, no, facciamo 19-20 anni, ci sono 14 giocatori, andiamo per posizione, facciamo CC, ok, 5 giocatori, vediamo un po', c'è Melegoni, che abbiamo già rifiutato tra l'altro, allora, Ekelenkamp, 19 anni, 70, non sembra male, giocatore chiave, non è male, resistenza 69, forma fisica 4, è male, vediamo lui. Questo si è permesso anche meglio, però c'è parecchia differenza tra i due. Io me la tenterei per Ekelenkamp. Ekelenkamp, perché sti nomi così difficili? Proviamo per lui, dai, avvia la trattativa per il trasferimento. E allora, scendiamo del tutto, no, non ce la facciamo. 6 mesi, un anno e 6 mesi, col costo di decisione andiamo al 49%, quanto cazzo vuole questo? No. Non ce la facciamo, raga. Con 3 attacchi non ce la facciamo. Quindi devo tornare indietro. Provare per un 21-22. Saliamo magari col VGG. Andiamo da 70 a 75. Ok, abbiamo Raos trequartista. Trequartista. CC, ma siamo con 3 stanghette. A me non servono trequartisti, a me servono centrocampisti centrali. Aranguiz non è male. Lincoln. Minchia, questo fa paura, raga. Velocità e potenza di rompente sono ottimi, ma pure tutto il resto. Non abile da difensiva recupero palla, però niente male. Resistenza 75, fanno fisica 4. 21 anni. Fin dato più basso, tiri a salire. Quasi quasi lo butto in mezzo. Avvia trattativa di trasferimento. Allora, scendiamo del tutto, diamo un costo di rescissione, diamo 87%, saliamo, 1 anno e 6 mesi, 2 anni e 6 mesi, proviamola così. A questo punto, visto che non riesco a trovare nessuno interessante qua, ci ributtiamo nella primavera, perché come centrocampisti centrali, allora, abbiamo anche un terzino, ok? Però abbiamo anche Britton, centrocampista centrale, 67 di valutazione, e potrebbe essere anche una sorpresa. La velocità, dribbling, passaggio, non c'è tiro, ha poco fisico, ha poca difesa. Allora, controllo palla 78, dribbling 75, passaggio rototella 79, velocità 73, potenza di rompente 77. Abilità difensiva e recupero palla fa schifo al cazzo, però c'ha forma fisica 6. Resistenza agli infortuni 3, ha soltanto 16 anni. Resistenza 74 è ottimo, ragazzi. Passaggio a scavalcare c'ha pure. Britton lo prenderei praticamente subito. Però c'è un costo di ingaggio. Ingaggio di una squadra 216.000. Quindi prendendolo ora subito, questi andranno a scalare. Allora facciamo una cosa. Andiamo avanti e vediamo intanto quello che succede. Succede che praticamente ci dobbiamo andare a fare la prima partita di gennaio. Perché ancora qua trattative, osservazione, praticamente non riescono a trovare nessuno. Lì c'è Menegori, c'è Di Gennaro. Chi dice che non trova nessuno se qua ci sono? Attenzione, aspetta un attimo. Giocatori da seguire. Allora, abbiamo Celedì, abbiamo Cibola. Che raga, questo è il genere di centrocampista che cerco io. 69 però ha 24 anni, alto 1,90. Non ha nessun stile di gioco, quello glielo possiamo far prendere tranquillamente successivamente. Poi c'è Goss, 24 anni però tra le linee. Allora, vediamo un po' lui. Fa fisico 4, fa fisico 4. Questo praticamente in 3 anni è cresciuto di 9 punti. Potremmo aggiungerlo effettivamente.
Allora, via trattative, ritrasferimento. Allora, cosa di trasferimento lo facciamo scendere all'82%. Stipendio del giocatore lo facciamo scendere. Allora, facciamo intanto un anno e 6 mesi, siamo al 87%. Scendiamo 83, 77, ma se scendiamo con costo di rescissione riusciamo a salire, esatto. 80% lasciare l'86 per un costo di rescissione di 1.388.000. Tentiamocela così. Ora, schermata principale del prepartita. Andiamo su schema di gioco. Quindi ecco, Arcas è giù, ora possiamo pensare di poter fare dei cambi. Quindi Arcas, magari ci portiamo direttamente Goios, ok. Rice ancora lampeggio, vuole giocare. Poi abbiamo Seifert, al posto di Giorza che è giù, abbiamo 57. Eriot è giù del tutto, ci portiamo Drissen. Vabbè ragazzi, io andrei con questa formazione qua. Ok gentaglia, mettetevi comodi e godetevi la partita. Questi c'hanno cross al centro e linea difensiva bassa. Tentala. Cazzo. Va bene. La palla gli è andata dritta in testa, va benissimo. Finalmente ho visto un cross ottimo. Partita tosta, raga. Partita tosta. Ma voglio cosa da fare. Nessuno ci va. Tenta il tiro. Ampiamente fuori. Non ha un gran tiro al giro. Traversa. Perché ho caricato così tanto? Cioè veramente, che cazzo mi sono mangiato, raga? Ma che cazzo mi sono mangiato? Vieni qua. Vieni qua. In faccia. Attenzione. E si sono accattorciati. Scusa un attimo. Scusa un attimo. Scusa un attimo. Me la voglio proprio rivedere. Cosa? Aspetta, aspetta. Ok, dov'è? Cosa? Cosa? Cioè, raga. E va bene così. Sono glitchato perché mai più nessuno al mondo non ci arriverà mai. Ok, andiamo su Seifert. Ciao. Goios, non ci arriva. Cazzo dai. Ok. Oddio, è passata. Castadal. No, io vi... cioè, raga, no. Dicevo io che ho visto qualcosa di strano. Scusa. Dai. Dov'è? Dov'è finita la palla? Dal culo. Cioè, l'ha mangiata dallo stomaco. Eccola. Anzi, dal petto. Se ne proprio una spalla. Petto, è scesa. E gli esce dal culo. Ma si può giocare così? Ma ditemelo voi. Era gol quel, raga. Era gol, stava davanti. Caputtana. Guarda lì. Cioè,
Cioè, io lo dicevo nel video della demo, io l'ho detto, questa cosa qui può essere un problema che può condizionare i risultati delle partite. Esatto, non mi sbagliavo. Goios, tieni. Tento il tiro che non va. Non va nulla. Sta partita qua non va un cazzo di niente. Ma va a cagare. Comunque bellissima prestazione di Kipre oggi, eh. È stato un ottimo acquisto veramente. Qua. Tanto 8° minuto non ho potuto fare manco un cazzo di cambio. Non era mai. Dai. Ah dai, vadi dal cazzo. No. Ma riusciamo ad arrivarci in porta? No! Io le prove ve le porto, raga. Se poi vogliamo fare quelli... ma pesce è migliore di FIFA. Sì, indubbiamente sul gameplay, ragazzi, sono pienamente d'accordo. Ma sti glitch, sti bug su PES non devono esistere. A parer mio, per quello che dice Konami, non devono esistere. Assolutamente no. Contro reality. Sto cazzo, guarda là, va. Ah, Cristo santo. E allora, giorno di trattativa. Vediamo un po' se abbiamo... abbiamo ricevuto un'offerta per Caulfield. Poi c'è stata una modifica. Ok. Possiamo discutere allora. E allora, trattative. La mia squadra. Andiamo su Vrani già. Dovrebbe essere andato, no? Teoricamente. Certe termini. Vai. Ciao. Così andiamo a 1.400.000. Poi... Caulfield 2,48 a fronte di 2,89. Rinegoziamo un attimo. 87 73. Va bene così. Basta. Poi abbiamo Lincoln, Bizzarri e Varou. Allora, Bizzarri mi serve. Ok, quindi rinegoziamo, vediamo se riusciamo a scendere ulteriormente. Diamo, ok, sì, riusciamo a scendere. 90, 78, costo di recessione andiamo a 82, andiamo a 85, però me la provo per 2,89 e 800, scusatemi. Quindi ok, va bene, e attendiamo la risposta. Poi Lincoln, trequartista, e Varou, difensore centrale, che è quello che mi poteva fare anche il terzino sinistro, quindi... Trequartista interessante, ma ha un bel costo comunque così, eh. Allora, in negozio. Ok. 322. C'è valore di mercato di 5 milioni. Quindi questo lo potrei acquistare per poterlo anche eventualmente rivendere. Ma proviamo a scendere, andiamo a 90. 79. Abbassiamo la cosa di recessione, andiamo a 81, 83, 85. Andiamo così. L'altro era Varou, ok, rinegoziamo. 240.000, abbassiamo lo stipendio ancora, diamo 2,16, 83, 86, va bene così. Questi che cazzo di intenzione c'hanno? Va bene, signore, andiamo avanti. Allora, avanzamento. Allora, c'è stata una modifica alla trattativa di trasferimento al Cibola di Prani, ha lasciato la squadra, va bene. Quindi Prani è andato, gestione squadra, trattative, abbiamo detto su... Ok, abbiamo qualcosa in mano. Allora, rinegozia. Costo di trasferimento 1.184.000, stipendio del giocatore 286.000. Questo abbiamo detto è un CC, ok, rinegozia. Abbassiamo, andiamo a 82, abbassiamo di una sessantina praticamente, 60.000. A me interessa più che altro lo stipendio del giocatore. Ok, possiamo aumentare come periodo.
abbassiamo 66 67 68, niente. Allora dobbiamo rialzare, andiamo a 90 90 98 80 98, basta, andiamo così. E al momento andiamo così, quindi avanzamento. Ok, allora abbiamo modifiche per il trasferimento per Bizzarri, però Lincoln e Caulfield. Quindi Caulfield ora lo mandiamo via. Allora, trattative, la mia squadra, eccolo qua. Così andiamo a riprenderci anche qualcosa di budget di ingaggio. Esatto, andiamo a 1.558. Abbiamo aumentato anche il budget di trasferimenti. Poi andiamo su altri club e ci andiamo a prendere tanto Bizzarri a certi termini. Ok, Varò, un difensore centrale che mi fa anche il terzino, giusto? Esatto, è proprio lui. Tra l'altro c'ha pure 4 lucchetti, va benissimo. Me lo vado a prendere. Quanto ammontava? 211, sì, accetto, accetta termini. Eppure lui l'abbiamo preso. Gli altri dobbiamo aspettare. A me interessa sto centrocampista centrale, effettivamente. E prende appieno lo spirito di squadra. Poi, tra l'altro, ha giocato 4 partite, medio voto 4-5-4, gol segnati 1. Interessante, ragazzi. Io questo lo prendo. Fine trattative. Annullare trattative? No, devo aspettare una risposta. Mentre per lui, un bel mediano questo, mi fa pure centrocampista centrale. Poi abbiamo Lincoln. Qua possiamo, proviamo a rinegoziare. C'è poco da rinegoziare effettivamente, anche perché non è che ha un costo così eccessivo. Io lo vado ad accettare, così ce li portiamo subito in squadra. Bizzarri già mi ha preso, Lincoln pure, Varò, se non mi sbaglio, esatto, pure, Scibola, prima trattativa devo aspettare, qua possiamo ancora aspettare, va bene. Avanzamento. Allora, abbiamo ricevuto un'offerta per Carlsen dal Queen's Park Rangers. C'è stata una modifica dalle trattative per il trasferimento di Scibola, non so come cazzo si dica. Caulfield ha lasciato la squadra, 3 nuovi giocatori sono aggregati alla squadra, ok. Allora, andiamo a vedere cosa offrono per... Ok, intanto Lincoln, Bizzarri, Varò e Carlsen. Costo trasferimento 530, valore di mercato 1.600.000. Ma siete fuori? Rinegoziamo. Che se questo mi costa 1.600.000 non ci potrete mai arrivare. Mai nella vita. Fine trattative. Allora, Scibola. Rinegozia. Abbiamo detto che è un centrocampista. Vediamo se riusciamo ad abbassare. Ecco il cazzo. E invece stipendio dei giocatori. Ecco il cazzo. Va bene. Dobbiamo prenderlo così a 286.100 per gli ingaggi e 1.184.000 per il budget trasferimenti. Però il budget trasferimenti ci rientra appieno. Va bene così. Quindi lo prendiamo. Certi termini. Abbiamo un budget di ingaggio al momento di 475.700 euro. Manca soltanto sto mediano qua, ma sinceramente non mi serve, raga. Non mi serve, fine trattative. Ok, va bene ragazzi, al momento direi di concludere il video qua, anche perché sono già a un'ora di registrazione, quindi onde evitare di fare video troppo lunghi, riportiamo il tutto al prossimo, perché anche nel prossimo ci sarà un'altra partita da disputare e potremo cercare di fare un po' di calcio mercato. Ricordiamoci anche che ci sta la primavera, ci sono un paio di giocatori secondo me molto interessanti. Inoltre ragazzi, prima di concludere col video vi ricordo di passare qui sotto in descrizione, perché trovate il link di Crisab e MetalTube KPGamer74, trovate anche il link di PS Italian Bar. Detto ciò, gettagli, mi auguro che il video vi sia piaciuto, quindi vi lascio un bel pollice in su e commentare. Alla prossima, ciao!